Go Boalè, vengo da te, Go Boalè, vengo a Torino, Go Boalè, vengo da te, vuoi sapere perché ti seguirò. Buongiorno a tutti amici rossoneri e non, bentornati sul canale di Briga il Milanista. Innanzitutto vorrei ringraziare e salutare il mio amico Alex Restelli che ieri mi ha sponsorizzato, diciamo, nel suo video. Sono davvero contento e felice delle parole che hai utilizzato. Un saluto, veramente un abbraccio grande ad Alex. E un ringraziamento a tutti i vecchi e di nuovi iscritti al mio nuovo canale, al mio canale. Ragazzi, davvero sono contento che qualcosa si stia vedendo dal punto di vista numerico. Qualcosa, diciamo, si vede che sta crescendo, si sta muovendo. E insomma, ragazzi, sono felice, sono contento che il canale piace, inizia a piacere. Che dire, quest'oggi c'è stata la conferenza stampa di Pioli pre-Juventus-Milan. Ragazzi, domani si va a Torino. Domani sera si va a Torino. Giochiamo contro sicuramente la squadra più attrezzata e più forte d'Italia. E io spero davvero tanto, credo davvero tanto in una prestazione perlomeno d'orgoglio. Una squadra come il Milan, non è possibile che sono davvero tanti e tanti anni che andiamo a Torino e prendiamo schiaffi a destra e sinistra. Schiaffi dal punto di vista del risultato, perché c'è da dire che ultimamente due o tre prestazioni importanti le abbiamo fatte a Torino, ma purtroppo alla fine siamo rimasti, come al solito, senza niente in mano. Abbiamo raccolto, come al solito, le briciole. Questo non deve più succedere. Domani possiamo credere in un'impresa, ma pur nu pareggi, ma pur nu pareggi, Wagné, una prestazione d'orgoglio, una cosa... Siamo 11 contro 11, ok? Ci devono superare al primo, al secondo, al terzo, al quarto, prendo fare un gol. Nella sit facen passe, un voto d'orgoglio, voglio una prestazione de sang, de rage, Wagné. Siamo tutto in campo, forza Wagnon, forza! Dai ragazzi! E che cazzo, non so da quanti anni non vinciamo a Torino, ma non dica almeno che ma vince, ma non pare Wagnon. Cerchiamo di mettere noi i bastoni fra le ruote una volta tanto. A Kiss! Dai Wagnon, forza! Forza Wagnon, dai, un moto d'orgoglio, voglio una prestazione bella, drage! Figa, bella, dignitosa, bella, di petto in fuori. Dai, Wagnon, che siamo Mila. Dai, chi è morto, ma... Allora, niente, ragazzi. Volevo, diciamo, soprattutto caricare un po' l'ambiente. Ho visto più o meno delle formazioni, ho letto delle formazioni qua e là. Pioli non ha fatto capire un granché, anche perché non ci sono state tantissime domande sull'eventuale formazione, sull'eventuale... diciamo schieramento in campo. A quanto pare domani dovremmo presentarci con una difesa a 3 vera e propria e dovremmo poi giocare con un 3-4-3. I tre davanti dovrebbero essere, come al solito, Suso, Çalhanoğlu e Piontek, quindi non sappiamo se saranno proprio esterni o se sarà un 3-4-2-1, diciamo, quindi leggermente più accentrati a dar supporto a Piontek. I centrali difensivi invece dovrebbero essere Duarte, mi raccomando Agnà, mi raccomando, che veramente l'ultima partita ce l'hai praticamente sulla coscienza, quindi voglio veramente un altro tipo di prestazione domani. Centrale Romagnoli, a sinistra il redivivo Ricardo Rodriguez. Allora, Sindu Agnà, c'hai domani c'hai una occasione importante. Devi giocare di nuovo titolare dopo un bel po' di panchine, visto lo schifo che stavi facendo. Per piacere, un po' di orgoglio, ne pic d'amor proprio. Giochiamo dignitosamente, non facciamo cacate, mi raccomando. A centrocampo invece dovremmo dare spazio agli esterni con Conti e Teo Hernandez. Al centro dovrebbero giocare Bennacer e Krunic. C'è un'esclusione importante addirittura dei convocati, a quanto pare domani, che sì, non è stato convocato. Credo sia una scelta tecnica, adesso vedremo se sarà confermata o meno questa voce, quindi questo già fa presagire che qualcosa sarà successo.
E niente, quindi questa dovrebbe essere la formazione. Conti, anche tu hai la possibilità adesso di giocare un pochino più libero sulla tua fascia, visto e considerato che la difesa dovrebbe essere a 3. Quindi ragazzi, mi raccomando, non vi chiedo miracoli, vi chiedo una prestazione d'orgoglio. Lottate su ogni pallone. Se devono vincere, facciamoli sputare sangue. Cerchiamo di portare almeno un punto a casa. No punt, voglio. No punt. Non sto che adesso va la partita. Un punto lo possiamo portare via da quel cazzo di stadio che da quando l'hanno aperto non è cazzo di portare un punto a casa. Mo per nu fate, mo per nu al. È anche vero che quando stiamo per te, nu pareggio, al 95esimo, ci vuole un rigore clamoroso su De Sciglio, camoste da Caravan, menumelo a Crist. E quindi ragazzi, io capisco che è difficile giocare contro 12 persone, 13 persone. Si capisce a me, capisci a me? E no, così ho fatto, Agnè. Juventus Milan domani sera, ragazzi. Mi raccomando, seguitemi domani, sia se il Milan dovesse perdere, sia se dovesse pareggiare, sia se dovesse vincere. Non è che mi seguite solamente quando perdiamo per dire vediamo che cosa fa Briga il milanista, sarà tutto arrabbiato. No, seguitemi sempre, perché c'è sempre da divertirsi. Non avete visto ancora il Briga che si esalta per una vittoria importante? Perché fino ad ora mi avete visto nella vittoria con la Spal, nella vittoria col Genoa, che sono state vittorie risicate. Ma la vittoria di Milan, quelle che hanno fatto la storia, non avete mai visto il Briga. Non l'avete mai visto. Quindi ragazzi, continuate a seguirmi. Vi ringrazio e vi abbraccio a tutti ad uno, Voman Cruves. Mi raccomando, quando è la campanellina delle notifiche è importante, perché chiaramente se arriva la notifica è più facile che mi potete seguire. Mettete un like se ne avete voglia. Ragazzi, questo sono io. L'occhio va meglio. Per fortuna la dottoressa ha detto mettilo un altro giorno. Non so stanchetto. Va meglio, quindi vediamo un po' come vanno. Cerchiamo di avere l'occhio vigile domani, durante la partita. Me, Wagnè, forza, lotta e vincerai. Non ti lasceremo mai. Forza Milan, sempre e comunque.